As Bishop of Rome, Pope Francis has often spoken about how bishops can be better pastors to the communities they serve. While ordaining new bishops, the Pope stressed that the primary responsibility of a bishop is prayer. Il primo compito del vescovo è pregare, e non come un pappagallo, no, pregare col cuore. Pregare. Non ho tempo, no. Tutte le altre cose, ma pregare. È il primo compito del vescovo. In an address to the presidents of the European Bishops' Conference, Pope Francis explained that the aim of bishops should be to live out the gospel and not to advance in the church's hierarchy. Può essere anche il nostro problema. Concentrarsi sulle varie posizioni nella Chiesa, su dibattiti, agende, strategia, e perdere di vista il vero programma, quello del Vangelo. Lo slancio della carità, l'ardore della gratuità. The Pope urged bishops from South Korea to avoid falling into a comfortable Catholicism, but rather to embrace the zeal of the martyrs who came before them. Il demonio è furbo, dicevo, e mi farà questa proposta. Il benessere religioso, ma siamo buoni cattolici, ma fino a qui, e vi toglierà la forza. Non dimenticatevi, per favore, siete figli di martiri e lo zelo apostolico non si può negoziare. Above all, he reminds bishops to remember that their position is not one of privilege, but of service. Non si è vescovi, sacerdoti o diacono perché si è più intelligenti, più bravi e migliori degli altri, ma solo in forza di un dono. Un dono d'amore elargito da Dio nella potenza del suo spirito per il bene del suo popolo. Almost 30 years after being first ordained a bishop, Pope Francis has ample experience of what it means to be a pastor to the people. Have you heard about our Black Friday deal? Go to www.romereports.tv today and sign up using the code BLACKFRIDAY50 to receive a 50% discount. You'll be able to enjoy the benefits of Rome Reports Premium and get access to all our exclusive content.